Amici di Canale Caccia, EOS 2022. Sono all'interno dello stand dei Fratelli Poli, ho ritrovato un amico, Tiziano. C'è Antonio che è impegnato con i nostri amici clienti, ma c'hai un gioiellino da presentarci che è una cosa spettacolare. Intanto che caspita di animali avete riportato su questo basco? Bravo Giuseppe, innanzitutto volevo salutare tutti i nostri amici cacciatori che è un po' 2 anni che non ci vediamo. E finalmente speriamo che sia tutto finito, Giuseppe, che continuiamo e andiamo avanti è il bello della diretta, bello non della ti preoccupare, diretta. Non ti preoccupare. Niente, Giuseppe, volevo farti vedere il nostro nuovo, l'avevamo già presentato l'anno scorso, però in questa versione praticamente la nuova Amber del 28 su bascule del calibro 410. Perché ti ho fatto vedere questa doppietta, Giuseppe? Perché ti ho fatto un altro bello della diretta, spostiamo il telefono. Sentite che c'era proprio il cinguettio della Cesena. Quindi. Praticamente volevo farti vedere questo perché a rispetto di tutte le altre incisioni che normalmente si vedono sulle armi, cosa abbiamo voluto fare, Giuseppe? Abbiamo voluto mettere praticamente la tipica selvaggina, la piccola migratoria da capanno. La piccola migratoria, sì. Come puoi ben vedere, Giuseppe, abbiamo messo su, adesso i nostri amici magari da lontano fa fatica a vedere, abbiamo messo i sasselli su una cartella, sì. Il merlo sulla codetta, le cesene da questa parte e infine il tordo bottaccio. Non poteva classico, mancare non il tordo bottaccio, chiaramente. Praticamente la classica doppietta bigrillo da capanno con estrazione manuale. È uno spettacolo perché è veramente un gioiellino. Io continuo a dire che nel mondo dell'armifini italiane voi siete una firma che non può mancare. C'è anche naturalmente il riporto in oro. Ci sono i nomi in oro. Poi Giuseppe, una cosa che tengo a sottolineare, a far vedere che i nostri amici non possono prendere in mano, è una doppietta che pesa 2,150 kg. Cioè praticamente un giocattolino che una mano si può sparare. Non solo, ma io terrei anche a sottolineare l'eleganza anche dei legni che andate sempre a scegliere. Sì, sì. Perché è una delle caratteristiche, che contraddistingue la vostra azienda, caro Tiziano. Bene, so che non vi siete fermati neanche voi durante il Covid, anche se qualcuno di voi ha avuto qualche incidentino. Qualche piccolo problemino fortunatamente risolto, questo ci tutto fa piacere. Bene. E noi ci rivediamo per Bastia tra 15 giorni, caro Tiziano. Ci vediamo a Bastia. Perché di novità ce ne sono. Presenteremo qualcos'altro di diverso. Qualcos'altro di diverso. Molto bene. Ricordiamo il sito internet www.fpafratellipoli.com. Oh, bene. Ecco. Andatelo a vedere, ma se volete vedere anche il catalogo dell'azienda lo trovate su cataloghicaccia.it. È gettonatissimo. Sì, è gettonatissimo. Migliaia di visite, questo ci fa piacere naturalmente anche a noi. Per quanto riguarda la qualità delle vostre armi, l'eleganza, la finezza, ne riparliamo a Bastia. Buongiorno, eccoti qua finalmente. Ci ha presentato questa 410, la 28. Sì. Su bascula 410, ma la particolarità è che avete messo tutta la piccola migratoria con delle incisioni strepitose. Allora, per non far torto a nessuno, dato che ci rivediamo tra 15 giorni, sarei tu davanti alle telecamere. Sì, ci sarò io tra le perché se no altrimenti, insomma, ecco, non vorrei che litigano tra fratelli. È un piacere rivederti, Antonio. Grazie anche a voi, dopo questo periodo di Covid, di guerre così, fa piacere essere qua. E vedere tanta gente, vedere poi che ci ha apprezzato, ci ha seguito su con i nostri video, sai che facciamo parecchie cose, ci ha fatto piacere questa cosa e vi diamo appuntamento fra 15 giorni proprio con la voglia di farvi vedere le nostre realizzazioni. Bene, vi lascio ai vostri amici appassionati clienti, ci vediamo a Bastia. Ciao. Ciao.